Ben ritornati amici sportivi con il resoconto del lunedì per quanto riguarda la nostra regione, per gli avvenimenti che sono successi nella fine settimana. Come sempre diamo conto della volley di A2, la volley Soverato ha chiuso la sua full promozione con una bella vittoria sabato contro l'Olbia, un 3-0 che ha permesso alla squadra del presidente Patoccio di salutare il pubblico soveratese, sempre numeroso, sempre caldo e cordiale, per la nuova stagione. L'augurio è che come quest'anno si possa fare qualcosa di più e di meglio, sempre ringraziando, come abbiamo sempre tante volte ripetuto, la famiglia Matozzo e tutti quanti i supporter che hanno consentito a Soverato di ben figurare ancora una volta in un campionato di A2. E speriamo che l'anno prossimo ci possano essere belle soddisfazioni anche come quelle di quest'anno. Torniamo quindi come di consueto a parlare di calcio. Dopo la sosta pasquale sono ritornati tutti i campionati con alcuni che sono verso la conclusione, esattamente eccellenza e promozione. Abbiamo le due ultime giornate, l'ultima sarà addirittura dopo la sosta per il torneo delle regioni del 23, ieri era la penultima giornata. Si sono susseguiti alcuni risultati. Per quanto riguarda invece le categorie prima, seconda e terza, siamo ancora a una fase che consente di poter sperare per alcune squadre di inserirsi o di evitare la zona retrocessione. Come al solito vediamo la carrellata che va dall'eccellenza alla terza categoria. A 90 minuti dal termine del campionato quasi tutto è stato definito. Con la vittoria della Gioiese, che ormai abbiamo festeggiato già da diverse settimane, anche le posizioni di rincalzo dovrebbero essere ormai stabilite. La Promosport è sicuramente seconda perché è in vantaggio sullo Scalea nello scontro diretto, avendo i 3 punti di vantaggio, quindi al massimo potrebbe essere raggiunta ma non superata. La stessa cosa potrebbe dirsi per il Brancaleone, che essendo in vantaggio sullo Scalea, lo Scalea deve cercare almeno di raccogliere un punticino per rimanere almeno terzo, perché altrimenti rischierebbe la terza posizione e quindi andrebbe a giocarsi il playoff in trasferta. Situazione complicata invece per la Reggio Mediterranea, che attualmente è quinta, non farebbe il playoff perché ci sono i 10 punti di distacco dalla seconda in classifica la Promosport, e quindi deve cercare nell'ultima giornata di campionato di raccogliere qualche punticino. Il fatto sta che deve incontrare in casa il Bocale, un Bocale che è alla ricerca spasmodica di punti per evitare la penultima posizione in classifica e quindi giocare il play out contro la quintultima. E proprio questo fatto ci fa ragionare anche sulla zona calda della classifica, perché domenica prossima, anzi per la precisione fra 2 domeniche, perché il campionato farà sosta per il torneo delle regioni, dicevamo fra 2 domeniche, il 30 esattamente di aprile, c'è un Gallico Catona Sersale che dovrebbe definire tutte le posizioni anche in coda alla classifica. Questo incontro potrebbe favorire da una parte anche il Soriano di mister Scorrano, che ha 36 punti, potrebbe già considerarsi salvo, anche se poi può prendere un punticino in casa nella propria partita contro la Promosport, già come dicevamo prima sicura seconda, e quindi non avere più l'assillo di doversi giocare il play out, perché rimarrebbe in sest'ultima posizione. Quindi questo Gallico Sersale definirà quale saranno la griglia, se ci sarà griglia, perché se invece il Sersale non dovesse perdere contro il Gallico, pur rimanendo in quint'ultima posizione, sarebbe salvo perché ci sono i 10 punti di distacco dalla squadra regina, appunto. Quindi un campionato che è come tutti gli anni, si deve giocare in coda nell'ultima giornata di campionato, ma che sono poche ormai le partite che dovranno essere attenzionate dai tifosi e anche dall'ufficio inchiesta della federazione.
In promozione girone B, definito anche qui la prima posizione con la Vigor Lamezia, già vincitrice del campionato nelle settimane scorse, bisogna definire soltanto le posizioni che vanno dalla seconda alla quarta, perché la quinta non farà assolutamente il playoff di quest'anno. Secondo è l'Ardore con 60 punti e terza e quarta Palmese e San Giorgio. Proprio la partita tra San Giorgio e Palmese definirà le posizioni di questo campionato, ricordando comunque che l'Ardore con i 3 punti di vantaggio sulle inseguitrici basta all'Ardore, quindi basta un punto per poter festeggiare appunto la seconda posizione in classifica, anche se per festeggiarla deve andare a giocare contro la prima in classifica, la Vigor Lamezia, quindi scontro al vertice tra la prima e la seconda e poi la terza e la quarta. San Giorgio Palmese sono due squadre che all'andata hanno pareggiato 1-1 e quindi se la Palmese non dovesse perdere probabilmente resterebbe terza in virtù della migliore differenza reti con il San Giorgio. San Giorgio che oggi con il pareggio appunto si è fatto raggiungere dalla Palmese. Anche in coda c'è una partita molto delicata ed è quella che ci sarà tra Melito e Ravagnese. Ci sono state 3 vittorie per le squadre di coda, appunto la Ravagnese, l'Atletico Maida e il Melito, ma hanno perso Melicucco ed Africo, quindi questa partita definirà quali saranno le squadre, chi dovrà retrocedere direttamente, attualmente ultima in classifica è la Ravagnese e il quintultimo è il Melito. Qui ci saranno sicuramente i play-out, anche se il Bivongi, come abbiamo detto, ormai è salvo, avendo 3 punti di vantaggio sul Melito ed essendo in vantaggio appunto negli scontri diretti. Quindi una retrocessione diretta e 2 spareggi play-out per queste 5 squadre: Melito, Atletico Maida, Melicucco, Africo e Ravagnese. Vittorie importanti per 4 delle 6 squadre che lottano per la promozione nel campionato di prima categoria girone B. Vince ovviamente il San Nicola da Crissa nel confronto interno contro il Real Pizzo, un 4-1 abbastanza chiaro sulle condizioni della squadra capolista, che resta a 4 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Seconda in classifica che si conferma la Virtus Rosarno. Virtus Rosarno che è stata capace di andare a sbancare il campo del Borgia, riuscendo a recuperare ogni volta lo svantaggio, 2 volte in vantaggio la squadra di casa dei mister Fioretti e per 2 volte raggiunta, che poi addirittura viene sorpassata dalla squadra regina, che resta in seconda posizione e allunga appunto a 5 punti tra la terza in classifica. L'altra squadra della zona alta della classifica, il Chiaravalle, si sbarazza facilmente del Martelletto Settigiano con una doppietta di Zappino e un terzo gol per il 3-0 finale, e vince anche le Città di Guardavalle, ma in questo caso l'impegno era abbastanza agevole, 6-1 contro l'ultima della classe, la Nuova Valle. Pareggia invece il San Calogero Calimera, che viene fermato dalla voglia di rivalsa del Real Montepone, che non può permettersi più di perdere ulteriori punti visto che ormai è impelagato nella zona bassa della classifica e deve cercare di evitare i play-out, anche se stante così la situazione in classifica sarà molto difficile, perché sono 4 squadre nello spazio di 3 punti, addirittura 5 e 6 nello spazio degli altri punti, di 3-4 punti successivi, e quindi definita abbastanza bene la zona alta della classifica con le squadre che attualmente si contendono la zona play-off tra Virtus Rosarno, Borgia, Chiaravalle e San Calogero. Da precisare che in questo momento la Virtus Rosarno sarebbe ammessa già alla finale e a disputarsi l'unico playoff sarebbero proprio 2 squadre della Catanzarese, Borgia e Chiaravalle. In coda
vince la Real Mileto, vince l'Academy Girifalco nella trasferta di Badolato, perdono invece Martelletto Settigiano e pareggia il Real Montepone. A questo punto la situazione in classifica vede la Nuova Valle sempre più lontana, dai 8 punti di distacco dalle penultime, che sono Academy Girifalco e Real Mileto, e poi a seguire Martelletto Settigiano e Real Montepone. E qui bisognerà aspettare ancora le ultime partite, ben 4 che restano da doversi giocare sin da domenica prossima. Ricordiamo, la prima categoria non riposa per il torneo delle regioni e quindi va avanti fino alla conclusione della 30ª giornata, che sarà giocata esattamente il 14 di maggio. Mentre continuano i campionati dei gironi A, B, D ed E della seconda categoria, nel girone C è il tempo di playoff e playout. Oggi si sono disputati appunto questi incontri che riguardavano la zona alta e la zona bassa della classifica. Per quanto riguarda la prima semifinale, comprensorio Corace contro Le Castella, è finita 3-3 dopo i tempi supplementari, ma il comprensorio Corace, probabilmente ancora scosso dall'aver perso proprio nella finale di campionato la promozione diretta, se l'è vista brutta contro gli ospiti, che erano andati in vantaggio addirittura per 2-0 con un gol di Tipaldi e uno di Berlinghieri. Poi ci ha pensato Bevacqua a raccorciare le distanze e Lubello a pareggiare, ma poi ancora Berlinghieri è riuscito a portare gli ospiti in vantaggio per 3-2. Ci voleva l'84esimo con un gol di Ciambrone per pareggiare tutto, portare la partita ai tempi supplementari e, rimanendo tale il risultato, consentire al comprensorio Corace di Fabiano di approdare alla finale. Finale che sarà giocata contro il Casabona per lo Sport, che ha avuto vita più facile contro la Sersalese con un 4-0 con tutti e 4 i gol segnati da Parisi. Nella zona bassa della classifica si è disputata la semifinale playout tra Petronà ed Amaroni. Hanno avuto la meglio i padroni di casa, era presumibile questo perché avevano avuto un buon vantaggio sulle altre squadre. Però hanno dovuto anche in questo caso sudare le proverbiali sette camicie, perché Conte aveva portato in vantaggio la Maroni, poi ci è voluto il gol di Vigo per pareggiare e quello di Scalise per vincere per 2-1 in finale. Adesso la Maroni, che è stato sconfitto, dovrà giocare in casa la finale playout contro la Polisportiva Palermitana. Lo scontro diretto tra Conflenti e Marca va agli ospiti cosentini per 2-1, che guadagnano la prima posizione assoluta in testa alla classifica, staccando di 3 punti proprio il Conflenti. Conflenti che viene raggiunto al secondo posto dal Belvedere, che va a vincere a Maida per 2-1. Si ferma sul pareggio invece il Mac 3, che viene raggiunto dall'Excalibur, e qui dovrebbe chiudersi la zona playoff attualmente, anche se ricordiamolo mancano ancora 3 partite e potrebbero farci un pensierino Girifalco e Longobardi. Ripetiamo, sono molti i punti di distacco, sono ben 13 dalla seconda e terza posizione, e quindi dovrebbero accorciare per evitare i 10 punti di distacco e quindi poter sperare di giocarsi un playoff. Ricordiamo che in terza categoria i playoff, come in tutte le altre, sono 2, però ci sono soltanto le semifinali, perché le 2 vincitrici sarebbero ammesse direttamente al campionato di seconda categoria. Per il momento Marca e Conflenti a Belvedere dovrebbero essere quasi al sicuro, se poi bisognerà vedere se resteranno direttamente e andranno direttamente oppure attraverso i playoff.
Per una domenica non è lo Skill Legion a prendersi la copertina di questa giornata del campionato di terza categoria Girone D, ma sono il Goodfellas e lo Staletti in testa alla classifica e l'eclatante vittoria della Kennedy nel derby contro il Grifone Catanzaro. E allora andiamo per ordine. Lo Skill Legion ormai è promosso in seconda categoria dalla settimana scorsa, pareggia in trasferta a Simeri Creek contro la Life e si mantiene imbattuto in questo campionato, mentre perde la seconda in classifica il Real Cropani nel scontro diretto contro lo Staletti. Uno Staletti che riesce a ribaltare il momentaneo vantaggio di Greco del Real Cropani con due gol di Voci e Ranieri per portarsi sul 2-1 e quindi raggiungere quasi il Real Cropani e raggiungere quindi la quarta posizione, mantenendo appunto, superando la Vigoro Catanzaro che rimane a 25 punti. La Goodfellas fa il proprio dovere dopo la vittoria nel recupero della settimana scorsa, va a vincere anche a Soveria Simeri contro il Real 4-2 e mantiene la terza posizione. A questo punto diciamo che si fa interessantissima la lotta per i playoff tra Real Cropani, Goodfellas Catanzaro, Staletti, Vigoro Catanzaro e probabilmente potrebbero sperare di inserirsi anche Real Giano e Real Soveria Simeri. Quindi bisognerà aspettare queste ulteriori tre partite per vedere chi sarà insieme allo Skill Legion ad ottenere la promozione in seconda categoria. E anche per oggi è tutto, noi vi ringraziamo come sempre per il gentile ascolto, vi rinnoviamo i saluti per quanto riguarda questa giornata, l'appuntamento di una puntata un po' ridotta pronto per lunedì prossimo in quanto non ci saranno eccellenze e promozione e poi per la chiusura di tutti i campionati per quanto riguarda il 30 di aprile. Grazie e arrivederci.